Fate il vostro gioco, perdere è matematico. È una conferenza promossa dal Consiglio regionale del Piemonte ed in particolar modo dall'Osservatorio Usura del Consiglio regionale, di cui vedo alcuni rappresentanti tra il pubblico, il presidente dell'associazione Antiusura CRT, il dottor Ramoino, la dottoressa Martinotti, vedo anche dei rappresentanti dell'associazione Libera ed altri che saluto. Devo scusare l'assenza del presidente incaricato dell'osservatorio, il consigliere Ponso, che è all'estero, e ai campi di Mauthausen, per accompagnare un gruppo di vincitori del Comitato della Resistenza. Questa conferenza è stata promossa dall'osservatorio per preparare gli studenti a un bando di concorso che l'osservatorio ha fatto nelle scuole nel passato anno scolastico 2012-2013. Ci siamo avvalsi dell'associazione, questi bravissimi ragazzi matematici, dei geni, insomma, vedrete, 17-24. È una conferenza che abbiamo portato in quasi tutte le province, in quasi tutte le scuole del Piemonte. È stata una conferenza che ha avuto un grandissimo successo, e anche un grande successo ha avuto il nostro concorso. Avevamo chiesto ai ragazzi delle superiori di realizzare un video. La prossima settimana si insedierà la commissione esaminatrice, sceglieremo i migliori video che saranno poi premiati con una cerimonia in consiglio regionale che si terrà il 6 giugno prossimo venturo, e io vi invito tutti a partecipare. Mi fermo qui, do subito la parola a loro. È una conferenza, dice, uno stralcio della conferenza, in quanto la conferenza insomma, che abbiamo fatto nelle scuole dura almeno 2 ore. È uno stralcio, però insomma, sicuramente sarà utile per farci riflettere su questo importantissimo tema, il gioco d'azzardo e l'uso responsabile del denaro. Vi ringrazio molto. A voi il microfono. Ce l'ho. Grazie. Grazie. Ci presentiamo. Quella che vedete alle spalle è una foto di noi. Io sono Diego, quello a sinistra, e sono un fisico. Paolo è quello a destra, è un matematico, e sotto c'è Sara. Sara adesso è alla regia. Ok. Siamo una società che si chiama Taxi 1729 e con la Regione Piemonte, grazie alla provincia di Torino, 2 assessorati della Regione Piemonte, e siamo riusciti a entrare, e l'osservatorio Antiusura del Consiglio regionale, siamo riusciti a coinvolgere tantissimi studenti quest'anno con un progetto che è nato nel 2009. Vi faremo vedere un pezzo della conferenza che abbiamo fatto nelle scuole. Il progetto è nato nel 2009 ed è nato sotto forma di mostra sulla matematica del gioco d'azzardo. Una mostra, vedete, in cui c'è un tavolo da gioco e in cui la gente all'ingresso riceve delle fish e gioca come in un casinò. All'ingresso riceve le fish e può giocare queste fish al tavolo della roulette, al tavolo del blackjack, le può giocare al tavolo del poker. Possono giocare anche ai giochi che si comprano in tabaccheria. Abbiamo ricostruito una tabaccheria per l'occasione. Nel 2009 quindi era nata questa esperienza, ma la differenza tra un casinò normale e la nostra mostra è che nella nostra mostra spiegavamo tutto quello che in tabaccheria in un casinò non ti spiegano. Qual è la probabilità di vincere? Che cos'è il margine di guadagno del banco e come si calcola? Insomma, tutte queste cose matematiche. Siamo poi venuti a conoscenza di una serie di informazioni. Abbiamo scoperto che in Italia ci sono tantissimi malati di gioco d'azzardo patologico, circa 1 milione di persone o a elevato rischio o direttamente patologici. Abbiamo scoperto, insomma, che c'era un disagio sociale, e che questa è la cosa bella, la matematica poteva servire per fare della prevenzione. Un progetto che all'inizio era un progetto di pura divulgazione matematica, che aveva solo lo scopo di parlare di probabilità e di statistica, col tempo è diventato un progetto di prevenzione che si occupa di un problema sociale. Questo progetto appunto nasce nel 2009, nasce da una scommessa un po' strana, insomma. Le prime persone dei CERT che abbiamo contattato, la prima reazione è: ma voi siete tutti scemi, pensavano che fosse impossibile fare prevenzione attraverso la matematica, già di per sé odiata dagli studenti. E invece il progetto incredibilmente ha avuto successo. Abbiamo coinvolto oltre 40.000 persone fisicamente presenti alle nostre conferenze. Solo quest'anno 7.600 studenti hanno partecipato alle nostre conferenze, e oltre 4.400 persone hanno partecipato a Trento all'ultima edizione della nostra mostra. Bando alle ciance, iniziamo a darvi un po' di informazioni.
Allora, la prima cosa che vi vogliamo raccontare è la storia di un processo. È un bellissimo esempio di due cose: uno, come la matematica si trova in luoghi in cui non ti aspetti che ci sia, e due, un bellissimo esempio di come l'ignoranza matematica possa fare dei danni anche grossi ad elevati livelli. Vi raccontiamo una storia, quindi. Questa storia è ambientata a Los Angeles, negli Stati Uniti d'America, nel 1995. Il verdetto sarebbe stato annunciato alle 10 di mattina del 3 ottobre 1995. La polizia di Los Angeles era in stato di massima allerta e a livello nazionale erano state prese delle misure antisommossa, delle quali il presidente, che allora era Clinton, era informato. All'avvicinarsi dell'ora stabilita alla borsa di New York, il volume degli scambi scese del 40%. Le telefonate interurbane diminuirono del 50%, nelle palestre la gente smise di fare esercizi, le fabbriche si fermarono e 100 milioni di persone accesero la televisione o la radio per sentire che cosa aveva deciso la giuria del processo a O.J. Simpson. O.J. Simpson era uno dei più grandi giocatori della storia del football americano. Celebre soprattutto in Italia anche grazie al ruolo di attore nella serie Una pallottola spuntata. Un nero, O.J. Simpson, era accusato di aver ucciso la moglie bianca Nicole Brown Simpson, la ex moglie bianca Nicole Brown Simpson che vedete nella foto. Un nero quindi era accusato di aver ucciso una bianca, questo è interessante. Come lo avrebbero giudicato i 12 giurati? Allora stabilita, Len Saito, che era il presidente della giuria, aprì la busta e lesse il verdetto della giuria. Il verdetto della giuria, che passò alla storia nel processo più seguito del XX secolo, fu not guilty, non colpevole. Questa è la faccia di O.J. Simpson appena venne letta la sentenza. Allora, questo fu il processo del secolo. Moltissime furono le argomentazioni utilizzate sia dall'accusa sia dalla difesa dell'imputato. Molte di queste riguardavano il genere e la razza dell'imputato, perché un uomo nero era stato accusato di aver ucciso l'ex moglie, che era bianca, okay? Quindi una donna bianca, e l'amante di lei. Quindi molte argomentazioni si basavano su queste. Ma di tutte le argomentazioni utilizzate nel processo del secolo, una riguardò la matematica e la probabilità in particolare. E quella storia che vi stiamo per raccontare riguarda l'unica argomentazione matematica utilizzata nel processo, che venne utilizzata in modo sbagliato. Nel processo del secolo fu fatto un errore matematico enorme e durante il processo più seguito del secolo nessuno si rese conto dell'errore matematico. Vi raccontiamo questo errore. Io adesso faccio l'accusa, ok? Poi lui farà la difesa. Allora l'accusa dice: signori della giuria, O.J. Simpson è un violento. È un violento perché picchiava regolarmente la moglie. Portano tra l'altro, tra gli atti del processo, anche le foto della moglie, che una delle tante volte che era stata picchiata, anche per questo tra l'altro aveva chiesto il divorzio ovviamente, una delle tante volte che era stata picchiata era andata e si era fatta fotografare, giustamente. O.J. Simpson è un violento. A sostegno di questa tesi, l'accusa porta un sacco di testimoni, porta vicini di casa degli ex coniugi Simpson, perché avevano magari sentito, li avevano sentiti litigare negli anni, amici di lei, ai quali lei aveva raccontato negli anni tutte le violenze che subiva. La tesi dell'accusa è semplice, ed è: un conto è se O.J. Simpson era un marito splendido, un marito esemplare, ma O.J. Simpson era un violento. Qua abbiamo il cadavere della moglie, tra l'altro vicino all'amante, proprio quell'amante per cui lei lo tradiva, ok? E l'ha lasciato, quell'amante lì. Ci sono i cadaveri barbaramente uccisi, sono sempre l'accusa, eh? Barbaramente uccisi, se guardate su internet si trovano anche le foto dei cadaveri, sono terribili. Le due teste quasi si staccano dal corpo di lui e della ex moglie. La tesi dell'accusa quindi è semplice: siccome era un violento, è molto probabile che sia stato lui ad ucciderla. Ma insomma, è intuitivo o no? Ma chi volete che sia stato? Questa è la tesi dell'accusa. Cosa fa la difesa? Allora, O.J. Simpson era difeso dai migliori avvocati sulla piazza presenti al tempo. Fu chiamato il Dream Team degli avvocati d'America. Ora, loro non potevano affermare che non fosse una persona violenta. C'erano troppe testimonianze che andavano in quella direzione. E allora cosa fa la difesa? L'accusa ha tirato in ballo la probabilità, la difesa fa la stessa cosa, tira in ballo la probabilità e dice questo. Prendiamo dei dati ufficiali.
Prendiamo i dati dei rendiconti della criminalità ordinaria negli Stati Uniti d'America. Cosa dicono questi dati ufficiali? Dicono che l'anno precedente al processo, in America, sono state 4 milioni le donne che sono state picchiate dai rispettivi mariti. 4 milioni, un numero immenso. Ora, di questi 4 milioni di donne, quante sono state uccise dallo stesso marito che le picchiava? Solo 1.600. Cosa vuol dire quel solo, giustamente scandalizzata? 1.600 sono tantissimi, tantissime donne, ma sono poche se confrontate con le 4 milioni di donne picchiate. Quindi 1.600 su 4 milioni è come dire una ogni 2.500 donne. Cosa dice la difesa? Voi state accusando il nostro cliente di essere l'assassino dell'ex moglie sulla base del fatto che era un uomo violento. Ora, prendete tutti gli uomini violenti che picchiano le rispettive mogli. Qual è la probabilità che poi arrivino a ucciderle? Solo una su 2.500. La probabilità è bassissima. Potete condannare per duplice omicidio una persona perché ha una probabilità su 2.500 di essere l'assassino? No, certamente no. È una probabilità troppo bassa. Geniale questa argomentazione, perché questa argomentazione convince sia l'opinione pubblica e convince anche molto probabilmente la giuria. Ma questa argomentazione che appena eloquentemente esposto Paolo è sbagliata. C'è un errore matematico enorme, non è facile trovarlo, e infatti nessuno se ne rese conto durante il processo, ma c'è un errore matematico enorme. L'errore matematico è questo: quando io calcolo la probabilità di un evento lo devo fare sempre alla luce di tutte le informazioni che ho a disposizione. Tutte le informazioni che ho a disposizione. Se trascuro un'informazione che ho a disposizione e valuto la probabilità solo alla luce di una parte delle informazioni che ho, allora non sto calcolando la probabilità correttamente. La probabilità che ha detto Paolo, ok, non tiene conto di una informazione, tiene conto del fatto che O.J. Simpson picchiava la moglie. Non tiene conto di un secondo fatto, che è un fatto, e cioè che la ex moglie Nicole Brown Simpson è già morta, uccisa da qualcuno. In che senso? Allora guardiamo le 4 milioni di donne che ogni anno vengono picchiate in America, almeno questi dati del 1994, e sono quell'insieme grigio. Quelle sono le 4 milioni di donne che ogni anno in America vengono picchiate dai loro mariti. Paolo cosa diceva? Beh, la difesa che cosa diceva? Ebbè, 1.600 è un puntino in quel mare di 4 milioni. Sono pochissime le donne che vengono picchiate dai loro mariti e che poi vengono anche uccise dai loro mariti. Poche, pochissime, 1.600. Sì, ma Nicole Brown Simpson non veniva solo picchiata dal marito. Nicole Brown Simpson veniva picchiata dal marito ed è morta, uccisa da qualcuno. Io devo contare ogni anno in America quante sono le donne che vengono sì picchiate dal marito, ma anche uccise da qualcuno. Quante sono ogni anno le persone che in America vengono picchiate dal marito e uccise da qualcuno? Sono 1.800, e questo è l'insieme di riferimento. Zoom su quello e mi devo chiedere, delle 1.800 donne che ogni anno in America, come Nicole Brown Simpson, vengono picchiate dal marito e poi vengono anche uccise da qualcuno, quante sono quelle che sono proprio state uccise dal marito? E la risposta è di nuovo 1.600. Ma 1.600 su 1.800, non 1.600 su 4 milioni, perché 1.600 su 4 milioni vuol dire molto improbabile. 1.600 su 1.800 vuol dire quasi 90%, ed è la cosa più ovvia del mondo. E cioè, se io trovo il cadavere di una moglie uccisa e scopro che il marito la picchiava, 9 volte su 10 il colpevole è il marito. Quindi bisogna fare molta attenzione a come si valuta la probabilità, anche perché O.J. Simpson è stato dichiarato non colpevole in questo processo, ma attualmente si trova in carcere. Si trova in carcere perché sta scontando un'altra condanna, è stato accusato a 33 anni, condannato a 33 anni di carcere per sequestro di persona e rapina a mano armata. Quindi forse proprio uno stinco di santo quest'uomo non è. Adesso, vero, metti la prossima, Sara, dovrebbe esserci la... Ah no, ok, capire l'improvviso, mi ricordavo la foto. Adesso inizia una sfida enorme, e la sfida inizia con una storia. L'obiettivo è quello di far capire l'improbabilità.
l'esempio classico di improbabilità è: qual è la probabilità di fare 6 al Super Enalotto giocando una sola combinazione, cioè solo 6 numeri? Questa probabilità è 1 su 622.614.630. E in televisione i divulgatori scientifici si sprecano a trovare delle immagini per spiegarla, e noi anche per 2 anni andavamo nelle scuole e cercavamo di far capire quanto bassa fosse questa probabilità. Poi dopo 2 anni circa ci si è resi conto che neanche noi capivamo quanto è bassa questa probabilità. Cioè, ci si è resi conto che non lo capiamo perché non siamo stati selezionati darwinianamente per capire dei numeri, delle probabilità così basse. Questa probabilità ha un denominatore troppo grande, 600 milioni, noi non conosciamo, noi è importante che sappiamo la differenza tra 1 e 50, perché se ci troviamo un bufalo che ci viene addosso o 50 bufali, ne va della nostra sopravvivenza a capire la differenza. Ma 600 milioni in natura dov'è? E quindi non lo capivamo. Allora abbiamo iniziato a chiederci perché non capiamo questa probabilità. E poi abbiamo trovato delle risposte di tipo psicologia cognitiva, un nostro amico ci ha aiutato tanto. A questo punto non potevamo più continuare ad andare nelle scuole a spiegare quanto fosse bassa quella probabilità, perché non la capivamo neanche noi. Allora abbiamo iniziato a spiegare perché non capiamo la probabilità. Quindi adesso cercheremo di spiegare come mai non è possibile capire una probabilità così bassa. L'obiettivo di questo breve intervento non sarà di apprezzare quanto è bassa questa improbabilità, ma di cercare di capire perché non lo capiamo. Capito? Ok. Ok, allora cominciamo dal primo motivo. Il primo motivo è che 622 milioni è un numero gigantesco e noi non abbiamo dimestichezza, come diceva Diego, nella vita di tutti i giorni con numeri così grandi. Tutto diventa molto più facile se i numeri sono piccoli. Prendiamo ad esempio il numero 25. Adesso io vi chiedo, provate a pensare a 25 persone. Riuscite a farlo, riuscite a visualizzarlo. Boh, che ne so, qua davanti, ecco, più o meno, queste saranno una ventina di persone, 25 persone. Bene, con 25 è tutto facile. Se io vi chiedo di pensare al primo giorno di interrogazione di matematica, ok, quando arrivava la professoressa, vi ricordate, insomma, qualcuno ha già qualche annetto. Bene, la prof quando cominciava a interrogare, bigliettini e pescava il bigliettino, ok? Qual era la probabilità che foste proprio voi a essere interrogati di matematica il primo giorno di interrogazione? 1 su 25. Se la classe era da 25. Se la classe era composta da 25 persone, ovviamente. Ok? Questa è una sensazione che tutti noi abbiamo provato e sappiamo benissimo quant'è questa tensione. Quindi 1 su 25 lo capiamo perché 25 è un numero facile da capire, ne abbiamo esperienza. Ora, se quello è 25 in scala, quello che compare adesso è 2000. Chi ha avuto esperienza di 2000 facile, 2000 è ancora facile, è per esempio la capienza del teatro alla Scala di Milano, quando il palco è tutto pieno, quando il teatro è tutto pieno, quindi tutta la platea, gli 1, 2, 3, 4 ordini di palco, più i 2 loggioni, tutto pieno, ci stanno 2000 persone, il direttore d'orchestra di fronte a sé ha 2000 persone, ok? Una probabilità su 2000... Immaginatevi che il professore di matematica sale sul palco, sposta il direttore d'orchestra e dice: adesso interrogo di matematica. Ma immaginatevelo, esperimento. Voi siete una di quelle 2000 persone, ragazzi, voi siete una di quelle 2000 persone, il professore interroga di matematica, la domanda è: ne interroga uno? Voi siete una di quelle 2000 persone, studiate o no matematica? No, ma neanche se erano 25 studiavano matematica. 1 su 2000 è una probabilità già infima, però occhio che uno verrà interrogato. Sì, ma quello è sfigato, si pensa, no? Perché 1 su 2000, ce ne sono 1999 che non... Ragazzi, bisogna imparare a fare differenza, perché in italiano si fa tanta confusione, tra probabile, improbabile e impossibile. È possibile. Allora, è possibile essere interrogati? Sì. È impossibile? No, perché è possibile. È improbabile? Sì, è improbabile. È probabile? Cosa vuol dire probabile? Il problema dell'italiano è che è probabile non vuol dire niente, non si capisce. Ha una bassa probabilità, una probabilità di 1 su 2000. Ora, se questo è 2000, sempre in proporzione, piccolino, ecco, quello che sta per comparire è 70.000. 70.000 sono le persone presenti in uno stadio quando lo stadio è strapieno di gente. Ad esempio, questo era il concerto del 1995, se non sbaglio, 92. 1992 a Torino, stadio delle Alpi, il vecchio stadio, della Juventus, benissimo, 70.000 persone vanno al concerto di Vasco Rossi, quindi quella è la foto presa dal palco, ok?
Cosa vuol dire 70.000 persone? Bene, immaginatevi Vasco Rossi che sta per cantare l'ultima canzone Alba Chiara con il quale finisce ogni concerto. Bene, immaginate la prof di mate che sale sul palco, dà una bella spallata a Vasco Rossi e dice: bene, ora interrogo di matematica. Interrogo di matematica una di voi 70.000 persone, ok? In questa situazione vi mettereste a studiare matematica? Il giorno prima del concerto di Vasco, ma figurati, no, già prima. Bene, eppure, come diceva Diego, qualcuno sarà interrogato. Uno sarà interrogato. Ma la probabilità è talmente improbabile essere interrogati che giustamente uno decide di non studiare. Uno su 70.000. Ancora più improbabile se quello che vedete adesso in basso a sinistra è 70.000, quello che compare adesso è 2 milioni. 2 milioni erano le persone presenti alla giornata mondiale della gioventù organizzata nel 2000 a Roma. Su quel palco in alto a destra di legno c'era Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II di fronte a sé aveva 2 milioni di persone. Su quel palco vicino a Giovanni Paolo II c'era anche Paolo, perché Paolo canta in un coro di Santa Rita che si chiama Oh, ma chi se ne frega del suo coro. Paolo ha visto 2 milioni di persone e ci ha raccontato: 2 milioni di persone vuol dire che lui sul palco non vedeva le persone più lontane non vedevano il Papa. Addirittura c'erano dei maxi schermo a metà di questo enorme prato e le persone più lontane non vedevano neanche il maxi schermo. Quindi 2 milioni è già un numero al limite, è già un numero che non riusciamo a capire. Immaginatevi se la professoressa di matematica sale sul palco, sposta Giovanni Paolo II prima dell'ultima benedizione, dice: adesso interrogo di matematica, 1 su 2 milioni. Bassissima come probabilità, 1 su 2 milioni. Pochissime persone al mondo hanno visto 2 milioni di persone tutte insieme. Voi dite: c'erano 2 milioni di persone, sì, ma se voi siete lì in mezzo, vi girate e vedete solo gente, non avete la percezione di quante siano. Quindi uno su 2 milioni non l'ha visto quasi nessuno, pochissime persone. Ma se queste 2 milioni, in proporzione, in scala, queste sono 500 milioni di persone. Chi le ha mai viste tutte insieme? Nessuno. Ve lo diciamo con certezza, non ci sono mai state 500 milioni di persone raccolte in un unico posto. Quindi nessuno al mondo ha mai visto 500 milioni di persone insieme. Ora immaginatevi la professoressa di matematica che decide di interrogare. A reti unificate. Una bella sera, a reti unificate, interroga di matematica una persona dell'Unione Europea, ok? In qualsiasi lingua, ok? Benissimo, tanto è poliglotta, benissimo. Vi mettereste a studiare la sera prima dell'interrogazione di matematica sapendo che ne interroga uno su 500 milioni? Assolutamente no, immagino, insomma. Eppure uno sarà interrogato, ok? È molto improbabile, ma succederà di sicuro. Bene, prossimo. Un altro motivo per cui non capiamo quanto è improbabile fare 6 al Superenalotto, per esempio, il primo motivo l'abbiamo detto, è che il denominatore di quella frazione è troppo grande. Il secondo è che siamo abituati a vedere le facce di quelli che vincono. Siamo abituati a registrare le storie di quelli che vincono. Perché quando qualcuno c'entra il 6 al Superenalotto, tutte le troupe televisive entrano nella piccola tabaccheria della piccola ricevitoria, intervistano il gestore che è felicissimo, perché da quel giorno in poi ci saranno le file per giocare al Superenalotto in quella ricevitoria. Il risultato cos'è? Io guardo il servizio in televisione e memorizzo: tu guarda, a Bagnoli hanno vinto 170 milioni di euro. Poi passeggio per la città di Torino, guardo le vetrine e sulle vetrine, ma giustamente i tabaccai si fanno pubblicità così, non possono far diversamente ovviamente, e vedo appiccicato sulla vetrine: qui vinti 1.500 euro, qua vinti 30.000 euro, qua vinti 29.813,14. E il risultato cos'è? Che passeggio per la città di Torino e dico: toh, qua in questa ricevitoria qualcuno ha vinto, toh, qua qualcuno ha vinto 15.000 euro, e continuo a registrare e a contare le storie di quelli che vincono. E poi ci sono i giornali. Allora, alcuni giornalisti per fortuna costituiscono una splendida eccezione, ma normalmente i giornalisti cosa fanno? Esaltano le vincite. Allora, guardate lì, gratta 10 euro e vince 50.000, questo è un titolo abbastanza classico. Cosa vi dà l'idea se leggete quel titolo? Un tizio è entrato in tabaccheria, ha preso un gratta e vince da 10 euro e ha vinto 50.000. Quindi di nuovo vediamo quelli che vincono. È ovvio, il giornalista non farà mai un articolo: 50 persone sono entrate in tabaccheria, hanno comprato un biglietto a 10 euro e hanno perso. Lo leggereste un articolo così? Non fa notizia. Quindi vediamo
focalizza la nostra attenzione sui pochi casi vincenti, ma ne vediamo tanti di questi pochi casi vincenti. E poi c'è mia zia, si chiama Ziarina, cioè si chiama Caterina, detta Ziarina da noi nipoti. Mio papà può testimoniare, sua sorella, guardate, lui testimonia. Mia zia mi ha detto, io la vedo 2-3 volte all'anno più o meno, una di queste 3 volte mi ha detto, ma lo sai che il parrucchiere di Ceres, Ceres lo sapete, un comune vicino nel Valle di Lanzo, lo sai che il parrucchiere di Ceres ha vinto al Win for Life 4.000 euro al mese per 20 anni? Questo è dimostrazione di cosa? Che le notizie di quelli che vincono sono dannatamente virali, volano veloci di bocca in bocca, le notizie di quelli che perdono no. Il risultato cos'è? È che noi continuiamo a vedere, registrare le facce, registrare le storie delle persone che vincono e non vediamo quante sono le persone che perdono. E se io registro solo i casi di vittoria e non riesco a contare i casi di perdita, di sconfitta, non riuscirò a valutare correttamente la probabilità di vincere. Quindi la realtà è che i vincitori sono davvero pochi, ma il focus va proprio sui vincitori e quindi ci sembra che la probabilità non sia poi così bassa. Ora, prima di passare a un altro motivo, un altro tentativo di cercare di capire come mai sia difficile capire l'improbabilità, c'è un momento in cui, un momento fotografia. Cosa fa? Cosa succede adesso? Diego sta per fare una foto e fa la foto alla platea. Dove mettiamo questa foto? Sulla nostra pagina Facebook, insieme a tutte le altre platee, in cui potrete vedere che le 40.000 persone di cui parlavo, insomma, esistono davvero. Volevo togliermi dalla foto. Allora, detto così, no? Voi dite, questi tizi qua arrivano al Salone del Libro, si mettono a fare una foto, la mettono su Facebook, continuano a ripetere, perché il progetto si chiama Fate il nostro gioco, il loro sito si chiama www.fateilnostrogioco.it, la pagina Facebook Fate il nostro gioco. Sembra un po' pubblicità, giusto? Lo è. Spudoratamente, l'unica pubblicità che ci possiamo permettere è questa. Quando parliamo, chiedere se vi piace quello che stiamo facendo, se vi sembra interessante. L'unico modo che abbiamo per farci conoscere è andate su Facebook, cercate, fate il nostro gioco, cliccate mi piace e da quel momento in poi avete tutte le informazioni sul gioco d'azzardo che possiamo dare in giro, avete la vostra foto in cui vi vedrete e sentirete parlare di gioco d'azzardo come pochi altri in Italia fanno in questo momento. E poi essere, cioè, una foto del salone, di noi al Salone del Libro, in quanto torinesi qua ci veniamo da quando esiste il Salone e del Libro. Quando ci capita più. Ed è la quindi prima volta, insomma, quindi che grazie all'Osservatorio Antiusura che siamo a parlare e quindi dobbiamo immortalare assolutamente il momento e andiamo avanti perché a un certo punto ci è venuta un'idea. Allora proviamo per intuire vagamente, perché capirlo non possiamo capirla la probabilità di fare 6 al superenalotto, ma per intuirla vagamente improviamo a immergerci delicatamente nel mondo dell'improbabilità. Immergerci delicatamente vuol dire partiamo da un evento che non è tanto improbabile e poi andiamo sempre più improbabile, sempre più improbabile, sempre più improbabile. In prima posizione, alla fine di questa immersione, avremo la probabilità di fare 6 al superenalotto. L'obiettivo di questa, che chiamiamo top 10, è quello di immergersi delicatamente e soprattutto riuscire a fare un confronto tra gli eventi che ci capitano o ci possono capitare nella vita. Quindi dire 1 su 1000, 1 su 1 milione non è la stessa cosa e adesso vediamo queste differenze. Cominciamo dalla posizione numero 10. Cosa c'è in posizione numero 10? La probabilità, lanciando una moneta, di riuscire a fare testa. Quant'è questa probabilità? Molto facile, 50%, un mezzo. Se lancio 2 volte la moneta, posso fare testa, 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 croce, croce, testa, croce, croce. Possono capitare 4 cose diverse. La probabilità di fare testa, testa, che è una di queste 4, lanciando 4 volte la moneta, è 1 su 4. Ho detto giusto? 2 volte la moneta. 2 volte la moneta è 1 su 4, pari al 25%. Ottava posizione, cosa troviamo? La probabilità che quest'oggi non piova sul monte Huai Aleale. Il monte Huai Aleale è uno dei monti più alti della Huai. Bene, su quel monte piove quasi sempre, come Torino in questi giorni. Piove 350 giorni all'anno. Qual è la probabilità che oggi non piova sul monte Huai Aleale? 15 su 365, circa il 4%, probabilità molto molto bassa. In settima posizione, qual è la probabilità che da qui a un anno Paolo muoia in un incidente stradale? Questa probabilità è, per fortuna di Paolo, ma questa ce l'abbiamo tutti, questa probabilità, è 1 su 20.000, questo è un valore medio, attenzione, 1 su 20.000. Sesta posizione, qual è la probabilità che la Terra venga colpita
e quindi distrutta da un grande asteroide, 99942 Apophis si chiama, nel 2068. Questa è una cosa vera, ok? Esiste davvero tutto, questo... Tutto è vero quello questo, che sì, 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 no, però quando sentite questa cosa in televisione, insomma, magari altre persone ci ricamano un po' sopra, no, questi sono dati della NASA, ok? Dati veri. Bene, qual è la probabilità che questo grande asteroide che si sta avvicinando alla Terra ci colpisca nel 2068? Occhio che se ci colpisce, l'energia di impatto di questo asteroide con la Terra genera un'energia pari a quella di 40.000 bombe atomiche come quella di Hiroshima, ok? Questo, c'è una certa probabilità, qual è la probabilità che questo capiti? 1 su 440.000, molto molto bassa, possiamo stare tranquilli. È molto più probabile che Paolo in un anno muoia in un incidente stradale, per capire. Bisogna iniziare a fare i confronti, ok? In quinta posizione, qual è la probabilità che sempre Paolo muoia in un anno in un incidente aereo questa volta? La gente ride, gode, vede. 1 su 500.000 è questa probabilità circa, è la probabilità che Paolo e ognuno di noi muoia. Occhio che se uno dice vabbè io l'aereo non lo prendo, in realtà là ci sono sia i morti che erano sull'aereo sia quelli che vengono schiacciati dall'aereo quando cade, ok? 1 su 500.000. In quarta posizione finalmente passiamo al gioco, al giochi d'azzardo. Qual è la probabilità di fare scala reale massima, di averla servita giocando a poker, gioco tradizionale, mazzo 52 carte, cioè mazzo di 52 carte, ne distribuisco 5, qual è quella probabilità di queste 5 carte, se le carte dal 10 all'asso, tutte dello stesso seme? Questa probabilità è molto molto bassa, 1 su 650.000 circa. Eppure uno dice, ma come, le 52 carte sono lì, ne pesco 5, il seme non è nemmeno deciso, va bene, fiori, quadri, picche, cuori, qualsiasi. Quanto ci vuole? No, è molto più improbabile di tutto quello che abbiamo visto prima. 1 su 650.000. In terza posizione, se voi usciti dal Salone del Libro, entrate in una ricevitoria, vi giocate una schedina del gioco Win for Life Classic. Al costo di 2 euro, di soli 2 euro, potete vincere 3.000 euro al mese per 20 anni. Non è pubblicità, voglio dirvi la probabilità che ci riusciate, la probabilità che ci riusciate con una schedina è 1 su 1.847.560. È incredibilmente più probabile che andando a comprare questa schedina io venga investito e schiacciato da una macchina, ed è vero. La gente è contenta sull'immagine dello schiacciato, sull'immagine finalmente di Diego morto e non me, insomma, forse questa. Seconda posizione, cosa abbiamo? Qua abbiamo Gigi Buffon, cioè non abbiamo Gigi Buffon fisicamente, ma abbiamo la probabilità di riuscire a telefonare a Gigi Buffon senza avere il suo numero di telefono. Gigi Buffon abita a Torino, lo sapete benissimo tutti, ha un numero di telefonia fissa che inizia quindi con 011. Quello che facciamo adesso è cercare, proviamo a chiamarlo. Proviamo a chiamare Gigi Buffon. Qual è la probabilità che digitando un numero di telefono a caso riusciamo proprio a beccare casa di Buffon? Se qualcuno conosce Buffon non ci dica il numero, la probabilità è 1 su 10 milioni, che è molto improbabile ma non è impossibile. Nell'arco di 3 anni abbiamo fatto tantissimi scherzi telefonici, ha risposto chiunque ma non ha mai risposto Buffon, ma potrebbe essere questo il momento. Una volta ha risposto un Luigi ma non era Buffon. Allora, tu controlla che io faccia quello che effettivamente dico di fare. Allora, cancelletto 31, cancelletto. Se dovete fare uno scherzo telefonico, anteponete cancelletto 31, cancelletto. Lo so che lo sapete. Poi scoprono il numero di telefono. 011, che è il prefisso di Torino. Dimmi due numeri. 3, 4. Altri due numeri. 18. Ho scuso, ho scritto 15, 18. Quindi 3, 4, 1, 8. 0, 7. Ancora un numero? 7. Qual è la probabilità che il numero 011 3418077 sia il numero di Gigi Buffon? 1 su 10 milioni, potrebbe rispondere Buffon. Ragazzi, se non risponde Buffon non facciamo un altro tentativo. Proviamo. Metto in viva voce. Se potete stare zitti tutti, ci fate un piacere. Puoi alzare il volume di questo micro? Sta suonando, no? Momento di... Riprovo, è occupato. Se non risponde esercizio per casa, tutti oggi pomeriggio chiamiamo questo numero. Poi ve lo ripeto. Proviamo ancora una volta.
è occupato. Allora il numero è 3011 34 18 077. Se risponde Gigi Buffon, scrivetecelo sulla pagina Facebook, mi raccomando. Se non risponde Buffon, non dite che siamo stati noi a chiamarlo. Ok, la probabilità comunque è veramente, veramente bassissima, insomma. Ma non siamo neanche ancora alla prima posizione, perché la prima posizione forse così un pochettino di più si apprezza. In prima posizione c'è la probabilità di fare 6 al Superenalotto con una combinazione. Oggi è venerdì 17, tra l'altro abbiamo chiesto proprio di farlo venerdì 17. Domani, sabato, c'è un'estrazione alle 20, un'estrazione del Superenalotto. Dimmi 6 numeri dall'1 al 90. 3, 18, 27, 35, 72, 80. Ok. C'è la ragazza che prendeva punti lì dietro. Sì. La probabilità che questi 6 numeri siano i 6 numeri che domani alle 20 vengano estratti a Roma nel Superenalotto è 1 su 622.614.630. Quindi non giocatevi, insomma. Bene, okay. Passaggio successivo. Grazie. Questa era anche la conclusione fino a qualche mese fa della nostra conferenza. Il problema è che poi finivamo la conferenza, ok, applauso, e tutti arrivavano, però c'era sempre quello che arrivava e diceva: ok, va bene, adesso me l'hai menata la nostra cosa, la probabilità bassissima, ma qualcuno che vince c'è. Perché non potrei essere io? E il ragionamento è geniale, perché è verissimo, e bisogna rispondere a questa domanda. Perché dice il matematico, mi dice che 1 su 600 milioni è una probabilità bassissima, quindi a me non capiterà mai, dice il matematico, in precisione potrebbe capitarmi, ma è molto improbabile. Bene, quindi mi convince a non giocare, però quello lì, anche lui aveva una probabilità su 622.614.600. Lui ha vinto! Lui ha vinto! E se ha vinto lui posso vincere anch'io, è vero o no? Sì, è vero. Però argomentiamo. Difficile rispondere a questa domanda, perché qual è l'unica risposta vera a questa domanda? È sì, è possibile, ma è molto poco probabile. E allora perché capita? Perché c'è un teorema di matematica che dice proprio questo. Prendete una cosa molto improbabile, come vincere al Superenalotto. Fate tanti, 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 tanti tentativi. Bene, allora a un certo punto è praticamente certo che quella cosa improbabile capita. La stessa cosa capita per tutti i casi della vita e ne sa qualcosa Roy Sullivan. Roy Sullivan era un park ranger statunitense, nato nel 1912 e morto nel 1983. Era l'aprile del 1942. Roy Sullivan usciva da una torre di avvistamento antincendio quando un fulmine lo colpisce in pieno. Aveva 30 anni, ma non muore. 27 anni più tardi, 1969, Roy Sullivan è sul camion, sta guidando un camion in alta montagna, arriva un temporale, un fulmine colpisce l'albero vicino al camion, di rimbalzo entra dal finestrino aperto del camion e lo colpisce mentre guida, è tutto vero, eh? Secondo fulmine, ma non muore. È tutto ben documentato da giornali dell'epoca, con tanto di testimonianza di Roy Sullivan. 1970, l'anno successivo, Roy Sullivan è tranquillo nel suo cortile, viene colpito a un certo punto dal suo terzo fulmine, per la terza volta viene colpito e non muore. 1972, Sullivan sta lavorando all'interno della stazione dei Ranger, in cui lavora, quando viene colpito dal quarto fulmine. Dopo il quarto fulmine, dichiarerà, comincio a credere che una forza malvagia stia cercando di distruggermi. Quattro fulmini di fila e ha una gran paura della morte. Ogni volta che arriva entra in depressione. Ogni volta che arriva un temporale, lui sta guidando il suo camion, ferma il camion, si mette nei sedili posteriori, si sdraia fino a quando il temporale non se ne va. Quarto fulmine, ma non muove. 7 agosto 1973, Roy Sullivan è di pattuglia nel parco, vede una nube in lontananza, inizia a scappare. Sembrava, dichiarerà poco dopo, che la nube mi seguisse. Un fulmine, nonostante gli sforzi, si stacca dalla nube e lo colpisce per la quinta volta, ma non muore. 5 giugno 1976, stessa scena di 3 anni prima, vede la nube, scappa, fulmine, sesto fulmine ma non muove. 7 giugno 1977, Roy Sullivan è a pesca in un lago, un fulmine lo colpisce in pieno per la settima volta ma non muore. Roy Sullivan muove, finalmente, il 28 settembre 1983, all'età di 71 anni, suicida.
L'uomo colpito 7 volte da un fulmine è morto suicida per amore. L'8° colpo di fulmine gli fu fatale. E la morale è quella che diceva Paolo. Qual è la probabilità di essere colpiti 7 volte da un fulmine e non morire mai, e poi magari anche suicidarsi per amore? Tu non hai ancora fatto 30 anni. La prima volta che Roy Sullivan è stato colpito da un fulmine aveva 30 anni. Sei tranquillamente ancora in tempo. Ma non ti capiterà, non ti capiterà. La probabilità è bassissima, ma è capitato. Il problema è confondere il fatto che una cosa capiti col fatto che sia probabile. Se capita non vuol dire che sia probabile. Se capita magari era molto improbabile, ma sono stati fatti tanti tanti tentativi e allora è capitata. Nel caso quindi di Roy Sullivan, i tentativi quali sono? I tentativi sono noi esseri umani, siamo sulla Terra 6-7 miliardi di persone. Se date a 6-7 miliardi di persone 100-200 anni di tempo, vedrete capitare le cose più improbabili. Perché? Perché ognuno vivendo è un esperimento, un tentativo umano. Tutte le cose vedremo capitare, anche le più improbabili. Allora, perché qualcuno vince al Superenalotto? A Catania nel 2008 sono state giocate, il jackpot molto alto, 100 milioni di combinazioni al Superenalotto. In 2 giorni. In 2 giorni, mercoledì e giovedì erano. Bene, in questi 2 giorni 100 milioni di combinazioni vengono giocate. Quando il jackpot è alto, tutti noi andiamo a giocare, anche quelli che non giocano abitualmente. E allora si dice, quando il jackpot è alto, prima o poi esce. Perché succede? Perché tanta gente va a giocare e allora la probabilità che qualcuno vinca complessivamente in effetti diventa alto. Se siamo 100 milioni di combinazioni la probabilità diventa 1/6, quindi molto alta. Ora però non bisogna fare attenzione a non confondere la probabilità che qualcuno vinca in tutta Italia con la probabilità che sia tu a vincere con la tua unica sestina. Quella è sempre bassissima, 1 su 622.614.630. Se io... Che qualcuno vinca, molto alta, probabilità che sia tu a vincere, estremamente bassa. Non confondiamo le due cose. Se io voglio un'elevata probabilità, io voglio un'elevata probabilità di vincere al Superenalotto con la mia sestina, allora io devo fare tanti tentativi. Come faccio a fare tanti tentativi? Immaginate che io abbia iniziato a giocare 150 anni fa al Superenalotto insieme a Garibaldi per festeggiare l'Unità d'Italia. Qual è la probabilità che, avendo iniziato 150 anni fa, io sia riuscito a vincere in 150 anni almeno una volta al Superenalotto giocando 3 volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato? 150 anni e la probabilità è 1 su 26.000. Questo vuol dire che una vita, anzi due vite, non bastano per far salire abbastanza la probabilità. Occhio, se aumento con gli anni, se aumento gli anni, la probabilità sale quanto voglio. Quindi aumentiamo gli anni. Aumentiamo gli anni. Bene, se io fossi Giuda e avessi cominciato a giocare nel 33 d.C. per circa 2000 anni di fila al Superenalotto, tutti i martedì, tutti i giovedì e tutti i sabati, quale probabilità avrei avuto di vincere al Superenalotto almeno una volta in 2000 anni di giocate? La probabilità è ancora troppo bassa, 1 su 2000. 2000 anni e la probabilità è 1 su 2000. Allora andiamo ancora più indietro nel tempo. Se io fossi stato il primo Homo sapiens comparso sulla Terra circa 200.000 anni fa e avessi iniziato circa 200.000 anni fa a giocare 3 volte a settimana senza mai perdermi un'estrazione, tutti i martedì, tutti i giovedì e tutti i sabati, avrei avuto complessivamente una probabilità pari a 1 su 20. E qua gli studenti di solito dicono, beh, 1 su 20, gioca 200.000 anni. E allora se voglio aumentare la probabilità, bene, torniamo ancora indietro. Se io fossi il primo Homo habilis, il primo ominide mai comparso sulla Terra, la prima cosa a essere più simile a un uomo che non una scimmia, ok? Bene, se io fossi quell'uomo e avessi giocato per 2.500.000 anni, tutti i martedì, tutti i giovedì e tutti i sabati, quale probabilità avrei avuto complessivamente di vincere almeno una volta al Superenalotto? Circa 1/2. E questa probabilità è affascinante, perché 1/2 sembra molto alta, e 50% è molto alta, ma se ho il 50% di probabilità di vincere, ho la stessa e identica enorme probabilità di non vincere nulla nell'arco dei 2.500.000 anni e di dover riniziare per altri 2.500.000 anni. Grazie dell'attenzione. Grazie. E grazie a Sara.
e ci vediamo su Facebook. Grazie.